Ciccotti FF è un'azienda che opera da oltre 50 anni nel mercato dell'edilizia romana. Veniamo dalla produzione dei calci idrati e derivati, avevamo stabilimenti e cave di produzione, poi nel tempo ci siamo trasformati in distributori di materiali edili all'ingrosso e al dettaglio. Il nuovo marchio Adel Materials è un marchio di carattere nazionale, volevo dire che quando un'azienda, diciamo, investe sul mercato nazionale, questo è un bene per l'economia dell'intero paese. Nello specifico questo gruppo è un gruppo che strizza molto l'occhio alle tematiche green e attraverso i suoi processi produttivi altamente digitalizzati e la circolare del materiale crea un prodotto altamente qualificato ed ecosostenibile. Dunque il messaggio che vogliamo dare è che con l'avvento di Heidelberg qualità e sostenibilità viaggiano sullo stesso binario. I prodotti che negli ultimi anni, anche con l'avvento del super bonus, hanno avuto una spinta maggiore sono i prodotti di natura sismica e termica, dunque strutturale, solaio e pareti verticale e l'adeguamento a impatto zero dell'edificio. Il problema delle vendite dirette che vengono fatte dalla produzione direttamente filiera corta con l'utilizzatore finale è una problematica che grava sulle nostre spalle da anni. Però essendo negli ultimi tempi l'edilizia notevolmente evoluta e cambiata, noi rivendite abbiamo un pochino, siamo riusciti a cavalcarla questa onda e crescere molto dal punto di vista tecnico, commerciale e logistico attraverso formazione nei nostri collaboratori interni ed esterni, e questo ha fatto sì che adesso siamo un anello di giunzione tra la produzione e l'utente finale. La consulenza è la risultante di un processo lavorativo che prevede l'individuazione della problematica risolta attraverso la nostra consulenza tecnico-commerciale. Dunque oggi la consulenza è di primaria importanza per l'ottenimento finale dello scopo di tutte le rivendite, ossia la vendita del prodotto. L'innovazione del prodotto è di primaria importanza anche perché crea un valore aggiunto anche economico chiaramente alla rivendita, però la cosa importante da dire è che l'innovazione deve andare comunque di pari passo con la facilità di esecuzione del prodotto stesso, altrimenti poi il mercato non la recepisce in modo positivo.